Quest'anno sono 36 le aziende che rappresentano l'agroalimentare italiano a Londra all'International Food and Drink Event presso Excel. I biscotti di San Gimignano. Allora, da dove parte questo prodotto? Sì, questo prodotto parte dal 1957. Negli anni 90 hanno cominciato a dedicarsi alle esportazioni e oggi, diciamo, sa una maggior parte del fatturato che si fa fuori dall'Italia. Alla salute. Viva l'Italia all'estero. Volentieri. Ambasciatore, ho visto che ha fatto dei test, sono tanti prodotti italiani, anche di produttori molto piccoli ma importanti. Siamo veramente una grande potenza da questo punto di vista. L'importante è assicurare l'enorme qualità dei nostri prodotti, ma anche la facilità del commercio, e questo è più il lavoro dell'ambasciata e degli organi competenti. Anche il ministro sottolinea il fatto, appunto, della qualità del prodotto e della, anche di salvare il prodotto made in Italy, soprattutto all'estero. Io ho vissuto in paesi dove il fenomeno dell'Italian sounding è drammatico, è in diminuzione perché noi stiamo finalmente promuovendo e facendo capire che la qualità premia tutto. Devo dire che abbiamo veramente delle eccellenze, come ricordava l'ambasciatore, ed è un po' la caratteristica del nostro tessuto produttivo e anche le caratteristiche del lavoro che come ICE e come ambasciata facciamo per supportare le aziende nel loro processo di internazionalizzazione. Avete mai mangiato la pasta cotta in un minuto? Beh, il nostro amico ce la fa, ma è vera questa cosa? È talmente vera che abbiamo fatto una startup innovativa e un bellissimo pastificio artigiano, Cavalier Cocco, ha investito nella startup. Una pasta che ha un processo di precottura innovativa, è una tecnica di shelf life che dura 70 giorni in frigorifero. Giuseppe, qui siamo in Puglia. Sì. Parliamo di questo prodotto, dell'azienda. Quest'olio viene conservato tutte in silos sotto azoto, a temperatura controllata, all'estrazione non superiamo mai le 6 ore dalla raccolta alla frangitura e soprattutto raccogliamo pressoché al 5% di invaiatura. Prima volta che portiamo queste bellezze di Roma a Londra. E di che cosa si tratta? Sono verdure pronte, fondamentalmente abbiamo un brevetto unico in Europa per preservare queste verdure con una shelf life di 30 giorni. Ma il segreto si può dire? Il segreto è uno, è la materia prima. Però posso prendere il suo prodotto che sta profumando? Ecco, allora parliamo di questo, mettiamola al centro come sì, se fossi, gli vorrei fare un'intervista quasi. Esatto. È la parte più nobile del maiale, la soppressata, legata a mano, quindi budello naturale, pepe in grani, quindi è davvero da degustare. Questo che cos'è? Questo è uno dei nostri prodotti più venduti, un aceto balsamico di Modena IGP, molto denso. E, ad esempio qui a Londra ha molto successo in negozi come Selfridges, come Harrods, come Italy. Ed è sempre bello venire qui in questo padiglione di ITA. La giornata di oggi si conclude qua, ma domani ripartiamo proprio da qui con il riso. Da dove vieni? Vengo da Vercelli. Che bello. Piemonte. Vi aspettiamo domani con un fantastico risotto all'International Food and Drink. Avete capito? Si riparte da qua, dal Made in Italy in UK.